Oggi ci occupiamo di servizi internet e nello specifico di velocità della banda, detta più comunemente connessione. Chiariremo che cosa si intende per banda garantita o non garantita, qual è la soluzione più adatta alle esigenze professionali e private e approfondiremo anche come si fornisce la connessione nelle zone scoperte non ancora raggiungibili via cavo. Lo faremo con un imprenditore del settore che da anni si è attivato sul mercato nazionale specializzandosi in questo tipo di servizi. Lo abbiamo incontrato alla 41esima edizione di Host 2019, la più importante fiera dedicata alla ristorazione e all'accoglienza del futuro, che proprio in questi giorni è di scena a Milano. Beh, la connettività diciamo che è uno scambio di informazioni fra varie persone, quindi compone poi tutto questo scambio di informazione, compone poi il web, scambio di dati fra un operatore e l'altro al quale noi ci abboniamo, o comunque al quale le aziende e i privati si abbonano. Lo scambio di questi dati fra operatori è proprio detto web. Per quanto riguarda invece la nostra presenza qui anche oggi alla Fiera di Milano, soprattutto per quanto concerne gli hotel, noi siamo leader in questo settore in quanto forniamo un servizio unico di connettività, accesso alla connettività e quindi un controllo d'accesso e anche gli access point. Quindi utilizziamo queste tre soluzioni con un fornitore unico. Quali sono le differenze sostanziali tra banda garantita e banda non garantita, sia ad uso privato che professionale? C'è una netta differenza ovviamente fra le due connettività. Diciamo che la banda, in gergo chiamata connettività, è di due tipi. Quella ovviamente user consumer per i privati, che di solito non ha banda garantita, e quella invece per uso professionale, per le aziende, grosse industrie, chi ha banda garantita. Queste due differenze sono notevoli in quanto i costi sono totalmente differenti e anche l'utilizzo è totalmente differente. Diciamo ad esempio in questo settore oggi degli hotel o delle ricettività, delle aziende ricettive, è determinante avere una banda garantita. Perché? Vi spiego. Fate conto che senza banda garantita un gigabit di banda per il consumer, per il privato, può gestire fino a 2, 3, 4 computer che sicuramente funzioneranno molto bene, ma non avendo banda garantita al massimo posso gestire 3, 4 accessi contemporanei che funzioneranno decisamente bene fino a un gigabit di banda. Lo stesso gigabit di banda per le aziende invece consentono, con la banda garantita 1 giga, con la connettività garantita 1 giga, di gestire anche 100, 200, 300 contemporaneità, cioè connettività contemporanea in quel momento. Quindi questa è la differenza fra banda garantita. Questa è la differenza enorme, gigantesca. Quindi in realtà se io viaggio a 100 mega, con la banda garantita viaggerò sempre a 100 mega senza interferenze. Esatto, e posso far navigare molte più persone contemporaneamente. Quello che oggi ovviamente anche gli albergatori non riescono a capire, comunque non è esattamente il loro settore, bisogna essere un po' più tecnici, è che i 100 mega che costano 20 euro al mese, 25, 30 euro al mese, come hanno tutti i carrier nazionali, competitor eccetera, ecco, servono per la famiglia, mentre i 100 mega professionali servono per un intero hotel, per 300-400 connettività, e la differenza, pensate, è di 100 volte più o meno, nel senso che una banda può costare 25 euro, una banda da 100 mega invece garantiti può costare anche 1000-1500 euro al mese. Ecco, la differenza è notevole. Infatti con una riesco a far navigare molte più persone, con l'altra naviga la famiglia di 2-3 persone. Ci sono ancora oggi delle zone che non sono raggiunte dalla connettività. Quali sono le soluzioni per far fronte a questo disservizio? Noi abbiamo già da anni, da 15 anni ormai, siamo sul mercato con il nostro prodotto che è la fibra portata però via radio. Quindi abbiamo praticamente un prodotto che tramite due antenne collegate direttamente l'una con l'altra, quindi in punto-punto in gergo, riusciamo a portare anche 100 mega di banda garantita dove non è possibile arrivare con la fibra o con lo scavo. I grossi operatori oggi per fare uno scavo da un chilometro possono chiedere addirittura anche qualche decina di migliaia di euro, addirittura, quindi magari 15-20 mila euro per fare un chilometro di scavo. Per quanto riguarda invece il collegamento radio, oggi con semplicemente 2-3 mila euro di collegamento si può superare quei 15 mila di scavo, e il risultato sui 100 mega o comunque 200, 300 fino a 300, 400, 500 mega è esattamente identico.
Ovviamente se andiamo su banda da gigabit o 10 gigabit e quant'altro, ovviamente la fibra diventa necessaria ed è impossibile soppiantarla, non impossibile ma con costi decisamente superiori, soppiantarla via radio. Quindi se stiamo su bande fino a 500 mega è esattamente la stessa cosa, solo che via radio spendo un decimo dello scavo in fibra, ecco. Ecco perché noi abbiamo avuto un grosso mercato su questo e portiamo connettività da 100, 200, 300 megabit in qualsiasi punto, ovunque in Italia. Quali sono gli handicap della trasmissione via radio? Assolutamente nessuno, se non quello di portare meno banda, nel senso che fino a 500 mega ci arriviamo, megabit al minuto, ci arriviamo con la radio, oltre sarebbe meglio e più conveniente andare in fibra. Tenete presente che oggi le connettività che si vendono oggi sul mercato sono tutte da 20, 30, 40, 50 mega, 100 al massimo, e io sto parlando di 500, in su cambia, sotto non cambia nulla, quindi parliamo di bande da 10, 20 mega e noi abbiamo un margine fino a 500, quindi non cambia assolutamente nulla, anzi a volte la radio è anche più affidabile. Davvero, sembra una provocazione ma è più affidabile. Con la radio si fa solamente un link o due o tre per arrivare al data center principale, via fibra a volte si raggiungono, si attraversano magari 4, 5, 10, 20, 100 POPs. È vero che è fibra, magari, ma è molto meno affidabile perché attraversa tanti POPs che possono avere tanti problemi. Mentre invece via radio si fa uno, due, tre salti al massimo. A volte è più affidabile la radio.